In Colombia siamo voluti andare perché da tempo speravamo di poter entrare in rapporti significativi col dramma di quel paese e col tentativo enorme di uscita da quel dramma. Lo sappiamo, il conflitto con le FARC, e sappiamo però che anche quando si fanno i trattati di pace, poi la società civile ha tempi lunghi per metabolizzare tutti i veleni che nel tempo della violenza si sono manifestati. Quindi, questo è un tema forte, lo sentiamo, è un nuovo continente a cui ci apriamo, l'America del Sud non l'avevamo mai accolta, rondine, e questo è il primo motivo. Per la Nigeria siamo sempre nel capitolo del libere di restare, libere di partire, cioè nella possibilità ai giovani di scegliere eventualmente di andarsene e non di andarsene perché c'è una pistola puntata alla tempia, cioè c'è la guerra. Ne sappiamo lì che ci sono le questioni più dure come Boko Haram, il terrorismo di stampo islamico, ma ci sono insieme altre situazioni che, endemiche da tanto tempo, non note, ma che fanno uno dei flussi migratori più drammatici di cui poi vediamo le conseguenze nel nostro paese. Lavorare alle radici della violenza e cercare di riportare sviluppo è un contributo molto importante in questo luogo. Impariamo ogni giorno, anzi direi molto più quello che impariamo di quello che possiamo insegnare. Lo stesso metodo non è stata un'intuizione a tavolino, è stato il frutto di relazioni che hanno messo in palio le proprie vite, la propria intelligenza, la propria esperienza e poi la codificazione, quella che sta avvenendo ora, per disseminare questa possibilità di non soccombere sotto i conflitti in tutto il mondo.